Il fantasma formaggino. C'erano una volta tre bambini che si chiamavano Luigi, Marco e Luca. Un giorno Luigi, il più spavaldo dei tre, propose agli amici di andare a passare la notte nella casa diroccata in fondo alla strada, nella quale si raccontava abitassero dei fantasmi. Era una grande casa scura, con vetri rotti, porte cigolanti ed era a coprire quasi tutti i muri esterni. La casa si trovava in fondo ad un oscuro viale dietro un cancello arrugginito e i bambini della zona, che erano costretti a passare lì davanti per andare a scuola, per la paura cambiavano marciapiede. Marco e Luca avevano paura, ma non volevano farlo vedere e così accettarono la proposta dell'amico e la sera di Halloween si trovarono davanti al vecchio cancello tutto arrugginito. Entrarono nel giardino abbandonato, passando per un buco della recinzione e cominciarono a camminare lungo il vialetto di ghiaia. Ad ogni passo avevano la sensazione di essere seguiti. Era come se sentissero dei passi. Ma appena provavano a sbirciare con la coda dell'occhio, non vedevano proprio nessuno. Senza dirsi nulla, i tre si fecero sempre più vicini. Il primo a mettere piede oltre la porta d'ingresso fu Luigi. Subito il vecchio pavimento di legno scricchiolò. I tre rabbrividirono e alla luce di una torcia salirono su per le scale e si infilarono nella prima stanza che trovarono aperta. La porta si chiuse dietro le loro spalle sbattendo forte ed i tre sussultarono atterriti. Nessuno però voleva cedere per primo. Così estrassero i loro sacchi a pelo dagli zaini. Ci si infilarono e si sistemarono a terra per dormire. Ogni rumore, ogni scricchiolio, ogni alito di vento li spaventava a morte. Poi, inoltrandosi nella notte, il sonno prese piano piano il sopravvento e si addormentarono. Furono svegliati di soprassalto a mezzanotte in punto dalla pendola che suonava le ore. Un battito, poi un altro ancora. Ma lo scricchiolio che sentirono questa volta era diverso, più ritmato. Non sembrava prodotto dal vento che soffiava tra gli scuri. Era proprio un rumore di passi, seguito da cigolio di catene e ferri che sbattevano e un ululato che fece venire i brividi. Si strinsero tutti e tre l'uno con l'altro, mentre i rumori si facevano sempre più forti. Chiunque stesse facendo quel baccano si stava avvicinando. La porta si spalancò. Un vento gelido li avvolse. Una luce bianca e un ululato. Chi sei? Chiese Luigi, atterrito. A quel punto Luca si alzò in piedi ed urlò. «Uè, fantasma formaggino! Se non te ne vai subito, ti spalmo sul panino!» La leggenda di Stingy Jack. Tanto tempo fa, nella verde Irlanda, viveva un uomo conosciuto come Stingy Jack. Jack era un fannullone, ubriacone e, cosa più importante, un furbo manipolatore. Passava le giornate nei pub a bere e ingannare chiunque incontrasse. E la sua reputazione si diffuse così tanto che persino il diavolo in persona decise di andare a trovarlo. Era una notte di Halloween quando Jack entrò in un vecchio pub, come faceva di solito, per bere. Quella notte però, tra i commensali, si trovava un ospite speciale. Il diavolo, davanti a lui, con un sorriso sinistro e gli occhi che brillavano di fuoco, c'era il diavolo in persona. «Sono venuto a prendere la tua anima, Jack!» disse il diavolo con la sua voce profonda e inquietante. Jack, seppur spaventato, non si perse d'animo. Sapeva che doveva pensare in fretta. «Prima di venire con te, potresti concedermi un ultimo desiderio? Sai,
è la mia ultima notte su questa terra. Il diavolo, divertito dalla richiesta, incrociò le braccia. E cosa vorresti, Jack? Vorrei bere un'ultima birra, ma purtroppo non ho nemmeno una moneta. Potresti trasformarti in una moneta d'argento, così da permettermi di pagarla. Dopo giuro che verrò con te. Il diavolo, sicuro di sé, decise di accontentarlo. Con un lampo di luce si trasformò in una scintillante moneta d'argento. Jack, rapido come un fulmine, prese la moneta e la infilò nel suo portamonete accanto ad una piccola croce d'argento. Immediatamente il diavolo si accorse di essere stato intrappolato. «Jack, cosa hai fatto? Liberami! Liberami immediatamente!» Tuonò il diavolo intrappolato dalla magia della croce. «Oh, sarò felice di liberarti!» rispose Jack con un sorriso furbo. «Ma solo se mi prometti che non reclamerai la mia anima per i prossimi 10 anni!» Il diavolo, furioso ma senza scelta, accettò l'accordo. 10 anni, Jack! Poi verrò a prenderti!» E con ciò Jack liberò la moneta, permettendo al diavolo di tornare alla sua forma originale. 10 anni passarono in un lampo. Jack continuava con i suoi inganni e le sue bevute, finché una notte, sempre di Halloween, il diavolo si presentò di nuovo. «È giunta la tua ora, Jack!» disse il diavolo, e la sua voce ancora più minacciosa di prima. «Sì, sì, lo so!» rispose Jack, grattandosi la testa. «Ma potresti fare una cosa per me prima di andare? Vedi quell'albero lì? Ho sempre desiderato una mela da quel ramo alto, ma non ci sono mai riuscito. Potresti arrampicarti e prendermene una?» Il diavolo, impaziente di concludere, salì sull'albero, ma mentre era tra i rami, Jack prese un coltello e incise una croce sul tronco. Ancora una volta il diavolo si trovò intrappolato. «Jack! Di nuovo! Liberami subito!» ruggì il diavolo. Jack sorrise soddisfatto. «Questa volta ti libererò solo se prometti che non prenderai mai mai in più la mia anima!» Il diavolo, esasperato e sconfitto, acconsentì. «Non reclamerò mai più la tua anima, Jack! Ora liberami!» Con quel giuramento Jack lasciò andare il diavolo, che scomparve tra un fumo nero giurando vendetta. Gli anni passarono e alla fine Jack morì. Ma quando si presentò alle porte del paradiso, San Pietro lo guardò scuotendo la testa. «Non puoi entrare qui, Jack, no. Hai vissuto una vita di inganni e di peccati!» Così Jack, sconsolato, si recò all'inferno. Ma quando si trovò davanti al diavolo, quest'ultimo lo respinse con un ghigno. «Non puoi entrare nemmeno qui, Jack! Ho promesso che non avrei mai reclamato la tua anima e intendo mantenere la mia parola.» «Ma allora, dove devo andare?» chiese Jack disperato. Il diavolo, divertito dal destino di Jack, prese un tizzone ardente dall'inferno e glielo lanciò. «Vagabonda nel buio, per l'eternità!» «Ma prendi questo, così non sarai completamente cieco.» Jack, senza un luogo dove andare, prese il tizzone e scavò una rapa, creando una lanterna per illuminare il suo cammino. Da allora vaga senza meta, condannato a camminare tra i mondi dei vivi e dei morti, con la sua lanterna fioca a fargli luce. Nel villaggio la gente cominciò a chiamarlo Jack O'Lantern e, per tenere lontano il suo spirito inquieto, iniziarono a intagliare volti spaventosi nelle rape e successivamente nelle zucche, mettendo all'interno delle candele. Così ogni notte di Halloween le lanterne di Jack illuminavano le case, tenendo lontani gli spiriti erranti e commemorando la leggenda del furbo Jack, che riuscì a ingannare persino il diavolo. Il fantasma puzza pazza.
C'era una volta, in un paese lontano, in un castello stregato, un fantasma che tutti chiamavano Puzza Pazza. Tutti gli abitanti del villaggio vicino si rifiutavano di andare al castello. Non volevano proprio saperne del fantasma Puzza Pazza e lui si chiedeva il perché. Non aveva mai spaventato nessuno e si pettinava e cercava di vestirsi sempre per bene. Era ben educato e chiedeva sempre per favore. Insomma, proprio non riusciva a capire perché tutti lo evitassero. Una sera piovosa in autunno arrivò al castello un viandante. Il castello stregato non era certo un posto invitante per passare la notte, ma faceva ormai molto freddo e buio e il temporale era forte. Così il viandante decise suo malgrado di bussare alla porta del castello. Il fantasma Puzza Pazza non credeva alle sue orecchie ed era felicissimo di avere visite. Fece accomodare il viandante nel castello con tutti gli onori, ma proprio mentre entrava in salotto gli scappò un... Mamma mia! Il viandante quasi sveniva per la puzza! Così il fantasma Puzza Pazza cercò di aiutarlo e sorreggerlo, ma... gliene era scappata un'altra. Il viandante era davvero disperato per la puzza. Scappava in tutte le stanze del castello, cercando una stanza meno puzzolente. Ma il fantasma lo seguiva cercando di scusarsi e dall'agitazione continuava a fare... Il viandante scappò da una porta laterale e corse il più lontano possibile. Puzza Pazza rimase triste e disperato solo al castello. Ma il viandante, che era una buona persona, quando iniziò a respirare aria profumata, si ricordò di quanto era stato gentile il fantasma Puzza Pazza ad accoglierlo nel suo castello stregato e a quanto aveva cercato di scusarsi. Così decise di aiutarlo. Ma prima di tornare indietro, si munì di una maschera antipuzza. Il fantasma Puzza Pazza non credeva ai suoi occhi. Mai nessuno era tornato al castello per ben due volte. Così, aiutato dal viandante, che indossava la maschera antipuzza, si scoprì che il fantasma mangiava solo fagioli stregati. E quindi, poverino, non era certo colpa sua se le puzze gli scappavano in continuazione. Dopo pochi giorni di una dieta più equilibrata, il problema che durava da tutta la vita del povero Puzza Pazza era risolto. Così tutti gli abitanti vicini furono invitati ad una magnifica festa al castello stregato. Che meraviglia! Tutto era profumato, pulito e ordinato, proprio come piaceva al fantasma Puzza Pazza, che da quel giorno, finalmente, fu pieno di amici con cui si divertiva tantissimo. Ciao bambini! Siete pronti per una storia di paura? Allora, mettetevi comodi. Il cavaliere senza testa. In una fredda notte d'inverno, un uomo di origine olandese stava camminando per la strada che dalla taverna conduceva verso casa sua. Il percorso costeggiava ad un certo punto il cimitero di Sleepy Hollow, dove leggenda racconta che era sepolto un soldato tedesco senza testa che aveva combattuto da mercenario al soldo degli inglesi contro i rivoluzionari americani. La strada verso casa era lunga e nonostante il clima si fosse un po' riscaldato nei giorni precedenti, per terra però rimaneva ancora un po' di neve. L'olandese quindi pensò di attraversare il cimitero per accorciare la strada, anche se la cosa gli metteva un po' i brividi. C'era un buio pesto e l'unica luce proveniva dalla sua lanterna.
Mentre la paura continuava a pervaderlo, vide lontano una luce. Avvicinandosi, si rese conto però che proveniva da una tomba senza nome, da cui poco dopo emerse un fuoco che si trasformò rapidamente in una figura. Era il cavallo con sopra un cavaliere senza testa, di cui aveva sentito parlare tante volte alla taverna. L'olandese cacciò un urlo terribile e si mise subito a scappare, incespicando nella neve. Sentiva il galoppo del cavallo alle sue spalle, ma mantenne la lucidità necessaria a cercare un ponte, perché le leggende dicevano che gli spiriti avevano timore di passare sopra l'acqua. Raggiunse il ponte, lo superò, quasi rotolando nel fango, prima di riuscire a dare una seconda occhiata al cavaliere, che indossava un uniforme militare. L'olandese rimase nascosto per un'ora nei cespugli, ma niente accadde. Alla fine si fece coraggio e uscì, avviandosi velocemente verso casa tramite la strada più lunga. Giunto a destinazione, raccontò tutto alla moglie e nel giro di qualche giorno la vallata conobbe quello che era accaduto. C'era chi sosteneva che il fantasma si fosse sollevato per cercare la sua testa, persa in battaglia, e chi invece diceva che ritornasse per combattere per la conquista di Chatterton Hill. Ma da allora nessuno osò più avventurarsi di notte nel cimitero di Sleepy Hollow. Cari bambini, questa è una storia di Halloween. Siete pronti per avere un pizzico di paura? C'era una volta, molto tempo fa, un uomo che si chiamava Gerard. Odiava tutti quanti e soprattutto i bambini e decise di vivere isolato in cima ad una montagna. Abitava in un cupo castello dove c'era sempre buio e dove pioveva a dirotto dalla mattina alla sera, sia in primavera che d'inverno. La gente lo evitava e si diceva che di notte l'uomo andasse in un campo di zucche per raccoglierle tutte e portarsele a casa. Si cibava solo di quelle zucche. Succo di zucca, pasta alla zucca, ravioli di zucca, marmellata di zucca e via e via e via. Un giorno si spensero le candele del castello e Gerard aveva finito tutti i fiammiferi e così decise di scendere giù nei sotterranei, dove sapeva che era rimasta almeno una candela ed un fiammifero. Scese nel buio e a tastoni trovò il tavolo dove c'era sopra la candela con accanto il fiammifero. Gerard l'accese e, non sapendo dove appoggiarla, la mise dentro ad una delle tante zucche vuote di cui i sotterranei del castello erano pieni. Gerard non sapeva di avere in mano una candela proibita. Chiunque la toccasse poteva esaudire un desiderio. Il desiderio dell'uomo era sempre stato quello di spaventare tutta la gente che sparlava di lui. Detto, fatto. Gerard si trasformò in uno stregone. Salì su una scopa magica e partì per raggiungere il paese. Atterrò davanti alla porta di una delle tante case e bussò tre volte. Aprirono due bambini che si trovavano di fronte ad un orrendo stregone. Gerard pronunciò parole magiche per trasformare i bambini in topolini, ma la magia non funzionò, perché le magie cattive non avevano potere sui bambini. Gerard si zittì ed i bambini, non sapendo cosa fare, gli offrirono dei cioccolatini e gli fecero compagnia. L'uomo allora gli regalò la candela dentro la zucca e gli insegnò la formula magica. I bambini decisero di usarla non per trasformare le persone, ma per ottenere qualche dolcetto in più.